firmamento c'è questa stella bianca, sì, 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 sì. Come decorazione. Sono 24 le stelle, come le ore del giorno, 24 ore. Che poi bello, termina, purtroppo siamo in un punto dove c'è, facciamo fatica a vedere questa cupola. C'è una cupoletta. C'è un orologio. No, è nato proprio come campanile, è rimasto come campanile. Come campanile, è stato un vescovo di Ravenna che l'ha fatto rifare. La vecchia torre è stata rifatta e vita come campanile nel mio. Non si vede da questa angolatura la cupoletta. Eh no, si fa un po' fatica. Bisognerebbe salire in alto la collina del Muratì e se si vede questa sfera e rappresenta l'Onnipotente. Quindi la precisione, la perfezione rappresenta appunto l'Onnipotente. Lui che è al di sopra di tutti. La scena, esatto. Poi il tacone che rappresenta la benedizione, il cielo e la terra e poi la cupola. Esatto. Vi faccio vedere una parte di questo che ero morto, non lo sapevo. Esatto. Putin. Questo. Gli altri artisti che si vedono sono tardo 400, inizio del 500. Invece questo è di tecnica giudista. Ecco, ciao Pavel. Di tecnica giudista. Perché Giotto è stato a Napoli, sotto la dinastia degli Anduini, no? Con Roberto d'Angiò, detto il saggio. Roberto che si circondò di grandi poeti, Giovanni Boccaccio, Roberto Lo Zoppo. Quindi abbiamo avuto appunto Francesco Petrarca, che è stato interrogato, visionato proprio una settimana intera da Roberto, e arrivò anche Giotto, affrescò la cappella Santa Barbara nel Maschio Anduino, che era la residenza dei francesi, e fonda delle scuole. Molti allievi impareranno la sua tecnica pittorica. Uno per eccellenza si chiamava Roberto Dodizio. Vinse l'appalto, perché già al tempo c'erano gli appalti, per lavorare bisognava vincere l'appalto. Vinse l'appalto e si trovò ad affrescare tutto il quadriportico della cattedrale di Salerno. La tecnica giottesca si vede subito, anche se Giotto è stato allievo di Cimabue, anche qua un po' di mano di Cimabue si vede, a parte i colori. Ma le aureole, vedete, un po' a sbalzo, sono un po' a sbalzo, la tecnica è abbastanza perfetta, quindi diciamo che Roberto Doderisio ha superato il maestro, l'allievo supera il maestro, e quindi la tecnica a sbalzo è molto perfetta, tipica, scomparso, perché hanno rivestito con gessi, con stucchi, ma la stessa cattedrale. Purtroppo gli affreschi di tecnica giottesca non si sono conservati, anche perché non ci sono state delle buone tecniche di recupero. Poi vedete tutti i marci, i castrani. Non entrate ancora, ragazzi, perché dobbiamo andare alla porta. E non abbiamo ancora. Si vede ora questa parte. Ah, non abbiamo ancora. Non ci disperdiamo. La porta santa. Questa è la prima porta santa. La prima porta santa dell'anno 1066. Tra le prime porte bronze comparse nel sud Italia, venne fusa negli stabilimenti di Costantinopoli. E i committenti sono stati questi due coniugi salernitani, molto ricchi, molto potenti, che si sono fatti immortalare qui in queste lapidi di marmo, e mentre l'artista si chiamava Simeone da Siria. Simeone da Siria, in parole sue, le tecniche a stampo della fusione del bronzo dal grande Barisano da Trani. Infatti, se andate a Trani ci sono i frammenti della porta di bronzo. Barisano è stato un grande. Anche a Cefalù. Sì, esatto. Noi ne abbiamo tre di porte qua: una ad Amalfi, al Duomo di Sant'Andrea, l'altra a Ravello, al Duomo di San Pantaleone da Nicodemia, e la terza è qui, alla Cattedrale di Salerno. E di bronzo sicuro, perché poi con il tempo il bronzo assume questo colore verdastro. Ma in origine era tutta rivestita d'argento. Tutta interamente rivestita d'argento.
poi parte dell'argento è stato portato via perché è servito nella realizzazione di ostensori, di calici, quindi per servire la vista, e parte dell'argento è servito anche per realizzare il mezzo busto di San Matteo, che viene portato in processione il 21 di settembre tolto tra le strade di Salerno. Padre Emanuele può sicuramente, forse avrà partecipato a una bellissima processione di San Matteo. Molto bella, poi ci sono quelle nelle formelle, le figure principali, no? Della religione Matteo, cristiana, c'è San Matteo, c'è Pietro, Pietro e Paolo, è pesantissima, questa viene aperta soltanto durante delle funzioni religiose particolari, che è molto pesante. Anche la bella cornice, tutto di marmo, finemente scolpito. Elettrizzato? No, assolutamente no, spinta a mano. Per aprirla è tutto spinto a mano, è pesantissima, padre, veramente. Vedete anche qui, prima ad esempio non si vedevano, ma qua per esempio si vedono tutti questi uccellini, vedete che si cibano dei chichibuba, i piaceri della vita ultraterrena, ci sono delle testuggini, iscrizioni in ebraico, sì. Sì. Io non lo conosco. È ebraico, Damian. Ebraico. Se lei parla, no, se lei ci dà destra a sinistra. Rosa, Rosa. Damian, se volete capire qualcosa, da destra a sinistra. Che metto di rischio, ancora i leoni, i leoni. Purtroppo consumati dal tempo, esposti troppo alle intemperie. Comunque. Ora andiamo all'interno. Bello la Cristo Pantocratore. Avete visto il Cristo Pantocratore in alto? Sì, sì. Pantocratore, voi mi potete insegnare, no? Viene da latino e greco. Da greco. È signore di tutto l'universo. Regge tutto. Benedicente perché alza la mano destra, mostrando, stringendo tre dita. Quindi il sistema trintario, lui è il Padre e il Figlio è lo Spirito Santo. Profeta, perché indossa la stola di colore verde o qualche volta di colore azzurro. E poi sorregge nella mano sinistra le sacre scritture. Adesso si fa fatica a vedere la mano. Vediva soprattutto, no, si vedono eccole qua. Sono quattro, mostra solo quattro dita. Sorregge le scritture e mostra quattro dita di Levi. È stato studiato in teologia proprio per i teologi. Quattro è il numero del corpo. Quattro sono gli evangelisti. Quattro è un numero che torna molto spesso. Quattro è un numero che torna molto molto spesso. La mano sinistra. Proprio il numero del cosmo. Lui è Alfa e Omega. Principio e fine. Siete pronti? Ma è la prima volta che venite qui alla cattedrale di Salerno? Allora, non l'interno... con spiegazioni come una certa... Ma sì, come la certa... basilica di... Che... una basilica cassinese, eccola qua, che era Benedettino. È stato il primo vescovo di Salerno, ha progettato la cattedrale. Alfano I. Alfano I. Allora, eccoci, allora, Don, siamo qui. Allora noi ci saliamo. Sì, sì, ci vediamo. Esatto. Che poi dopo dobbiamo comunque camminare, scendere giù nella crisi. Ci sono alcuni che si sentono. Qualcuno che si, giustamente si ferma a fotografare, qualcuno che ci riprende, quindi dobbiamo chiedere i diritti d'autore, quindi sì, riservati il copyright. Il copyright. Pavel. L'hanno già cancellato due o tre volte. Tragedia. Non è amato dai russi. Davvero? Sì, sì. Sì? Tu lo sai con l'abside? Nelle tre absidi, quella centrale e due laterali. Allora, mosaici originali. Aspettate. Allora, come si presenta all'interno? Commentiamolo un attimo insieme, perché vi ho detto che la chiesa risale all'anno 1000. Però, ora... no. Guarda lì. Busto, 700, 800.
sono tutti rivestimenti di gesso, stucchi, che hanno coperto quella che è la struttura originaria. Noi abbiamo fatto il restauro nel 1994, abbiamo spogliato, vedete un lato, lì si vede proprio l'arco che poggia su queste colonne scanalate, capitelli, corinzi. Ci sono vari saggi, ce n'è uno qua, ce n'è uno là, si vedono ancora le vecchie colonne della struttura originaria, pilastri, ancora colonna e ancora un frammento verso l'altare, subito dopo gli amponi. Sono vari saggi, anche per dare proprio l'immagine di com'era un tempo la chiesa. Purtroppo il tetto non esiste più, l'abbiamo rifatto, la volta, prima c'era un tetto a capriate lignee, sì, si dice navata, perché i primi a progettare le coperture delle basiliche sono stati gli ingegneri navali, quindi capovolsero una nave, il guscio di una nave capovolta, ecco perché si dice navata. E poi invece con il tempo, anche per causa di incendi, la vecchia copertura a capriate lignee è scomparsa. L'abbiamo ricoperto con questa volta, con le finestre ad unghia, sono proprio così chiamate, finestre ad unghia. Questo è il termine tecnico in architettura, la finestra ad unghia. Le cose, le unghie, le ho richiamando il gotico. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Richiama il gotico. Esatto, esatto, quindi tutto è 700-800 quello che vedete oggi in questa chiesa, anche gli altari laterali sono tutti ottocenteschi, si conserva ben poco, alcune tele del 600 siamo riusciti a custodirle, perché sono venuti i francesi e ci hanno portato via un sacco di cose, sì, Napoleone Bonaparte si è portato via gran parte delle nostre opere, purtroppo. Sono voi, non sono i tempi. Sono voi. Però ci sono le cose che avevano le cose. Lei se ne portò portati i francesi. I francesi purtroppo ci hanno mancato. Non gli sono mai mancati. Depredato, hanno depredato veramente. L'ho detto ai francesi, mia moglie. Molte tesi. Pure le cose ci sono portate. Avete notato come la pavimentazione è sensibilmente inclinata? Eh? 86 metri di profondità, 86, 36 d'altezza e 28 di larghezza, 28, 36 d'altezza e 28 di larghezza, non sembrerebbe, ma sono 36, è bellissima. Il pavimento è sensibilmente inclinato perché un tempo c'era analfabetismo, quindi non sapevano né leggere né scrivere. Fedeli che entravano in cattedrale, voglio ridere anche io, i fedeli che entravano in cattedrale venivano catturati e pensati all'arsine, quindi subito si portava lo sguardo a quella che è stata la più importante figura della religione, la Madonna. Infatti la cattedrale non è erroneamente detto Duomo di San Matteo, attenzione, ma il Duomo, la cattedrale intitolata Santa Maria degli Angeli, quella che si vede lì al centro di questo mosaico rifatto nel 1956. Noi abbiamo rifatto i mosaici, infatti si mantengono dei frammenti del mosaico trecentesco. Sull'arco trionfale si vedono solo dei frammenti di mosaici, di tecnica musica bizantina. La Madonna. Sempre la Madonna. Sempre la Madonna. Degli angeli, sempre lei, sempre e solo lei, alla Madonna Santa Maria degli Angeli, nasce così, che poi ha custodito le reliquie. Roberto il Guiscardo l'ha intitolata alla Madonna, ma voleva anche una chiesa per custodire le reliquie dell'Evangelista, perché lui disse: ho trovato le reliquie di San Matteo, Papa, il coronavo imperatore, perché in quel tempo il coronavo imperatore era il Papa. Questo non successe mai, non avviene mai, perché poi vi dico che cosa ha fatto Roberto l'Astuto, Roberto il Guiscardo, detto l'Astuto. Quindi gli unici frammenti di mosaico antico ed originale sono quelli sull'arco trionfale. Quelli sono rifatti, nel 1956 sono venuti qua a Salerno dei bravissimi maestri delle più importanti scuole italiane, Ravenna,
Ravenna c'è queste importanti scuole di mosaico. I maestri di Ravenna vengono qui per rifare il mosaico come era in origine, ma l'unico ancora originale ed integro si mantiene nella controfacciata. Quello è ancora originale. Guardate come si è mantenuto bello. Nella controfacciata c'è il mosaico di San Matteo, l'Evangelista. Quello è l'unico originale. Come Ravenna, Bello. Bello come quello di Ravenna. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo avvicinarci agli amboni? Agli amboni. Prima agli amboni. Che bello questo. Passeggiamo il mese di giugno è il mese intitolato il Sacro Cuore, non l'hanno portato ancora via dall'edicola, di solito lo mettono sull'altare. Quest'anno forse hanno deciso di lasciarlo qui perché è una statua antica. Si ha timore, sì, c'è il Santissimo. Il Sacro Cuore di Gesù. Sono belli gli altari laterali, sono molto belli. Ora lo diciamo, ora lo diciamo. Altari, guardie reliquiari, qua in fondo in quella specie di armadio sono custodite degli ostensori, dei mezzi busti, sono tutti reliquiari. E tu sai, no? Che abbiamo i santi martiri salernitani, sì, poi ne parliamo giù della cripta, esatto, man mano arriviamo per ordine. Bellissima questa Madonna, bella colorata. Tu lo sai che questa noi la facciamo sfilare? Che Venerdì Santo, durante le processioni. La dolorata, la Madonna che piange. Questo qua invece faceva della processioni della settimana santa. Sì, le congregazioni, i misteri. Facciamo sfilare tutti i simboli della passione di Gesù. Incappucciati, dalla testa ai piedi. Sì. Ma penso che mi sente Padre Gildo, vero? Ma io sapevo qualche cosa di questo. No, non ci sono ancora arrivata. Gli amboni, stavo parlando della dolorata, la Madonna che piange il figlio. Noi la facciamo sfilare il venerdì sera, il venerdì santo, il venerdì che precede la domenica di Pasqua della Resurrezione. È un corteo, veramente, tutti incappucciati dalla testa ai piedi, perché non bisogna mescolare il profano con il sacro. Facciamo sfilare tutti gli oggetti della passione, col Cristo morto e dietro la Madonna che piange il figlio, a concludere appunto la settimana santa, e poi si aspetta la Pasqua della Resurrezione. Un po' come si fa in Spagna, si è andati in Andalusia, in queste zone per tradizione. Sì, sono processioni abbastanza molto sentite. Anche da noi. Ma in quella c'è anche? Voi come noi abbiamo subito una lunga dominazione spagnola, quindi dagli spagnoli abbiamo ereditato tutto, anche le tradizioni. Veniamo agli amboni. Pulpiti. Da voi si dice, vedi da che pulpito viene la predica. Oggi non si usa più. Ma chiamati anche amboni. Amboni. Hanno la stessa funzione. Perché chiamati amboni? Perché in origine prevedevano due scale laterali da ambo i lati che portava su alla loggia. Ed era uno per l'epistola, serviva per l'epistola, e l'altro per l'Evangelo. Quello dell'Evangelo lo si riconosce subito, c'è l'aquila, simbolo proprio di San Giovanni Battista, il leggio. Poi c'è questa specie di statua per rappresentare il male, quindi i pirati, c'è serpente, questo serpente, c'è il Ciro Pasquale, qui. Che è comunque sempre una simbologia, con questi schiavi nudi di spalle. Sì, come capitello, è stupendo. La tecnica, i capitelli sono a crochet, si chiamano proprio a crochet, vedete? Come si chiamano? A crochet, è il termine proprio di storia dell'arte. Capitelli a crochet. E sono del 1300. Agganciato. 1300. Di tecnica cosmatesca, i cosmati. Era una famiglia molto famosa, abile nel lavorare pietre dure, lavorare i marmi e con queste tessere realizzare i mosaici. E non solo i due amboni, ma l'intera pavimentazione in origine, anche gli altari laterali, erano tutti con questa forma
tecnica cosmatisca. Poi il piano di calpestio attuale l'abbiamo sostituito, 1911-1956 abbiamo rifatto un po' con gli interventi di lifting, ma se volete vedere un pavimento trecentesco originale, dove sta il nostro padre lì, come vedete, bellissimo. Loro che cosa facevano? Usavano dei grossi lastroni di pietra o di marmo, poi con lo scalpellino realizzavano uno spazio vuoto, lo portavano a uno spessore di 5 cm, 4 cm a discrezione loro, a seconda della loro fantasia. Poi recuperavano dagli scantinati di botteghe delle colonne, delle colonnine magari abbandonate, dimenticate, venivano tagliate sempre con quello spessore, incastrate nello spazio vuoto. E poi realizzavano tutto questo lavoro di mosaico con le tesserine. È oro zecchino quello che vedete, tutto in oro zecchino. Quello che luccica è veramente oro. Le decorazioni sono un po' di gusto orientale, un po' tecnica morisca, vedete il gusto oriente. Gli abuni? Questi, no no? Questi sono due. Queste sono le scale che un tempo portavano su, e ancora oggi portano su. Portavano su. Ah, Amboni. È l'accesso. La scala, dammi la scala. Vedete, c'è una scala. Ci sono due amboni, uno per l'epistola e uno per l'Evangelo. E quelle sono le salite. Ci sono le scale dentro. Se aprite la porticina ci sono le scale che vanno su. Questo, diciamo, è di decorazione, nasconde la scala. Ma quindi dietro c'è l'accesso. Sì, sì. Perché noi esternamente non ci vede la comunicazione. Sì. Era questo che chiedevo. Esatto. Invece è coperta. È coperta la comunicazione. Sì, è coperta. Sì, era per questo che non... Vabbè, ti perdoniamo. Sì. Ma no, ma non c'è niente da perdonare. Sono un po' tardino. No, assolutamente. Un'altra tappa all'altare maggiore. Andiamo all'altare maggiore. Dell'anno della misericordia. Quello che dice Damiano, hanno fatto la salita bella quanto Lambone stesso. Però siccome non è usuale vedere comunque tanto di corridoietto. Molto orientale comunque, sa molto di Costantinopoli. Come la nostra è così. Quindi queste erano colonne, questo c'è chi c'è qua. E c'è archi, però questa è una presbiteria. Allora. È bella, molto bella. Un altro vecchio pulpito su colonnine tortili, quelle si chiamano proprio colonnine tortili. Tortili. Chi? Sì, quello che è quello che c'è. Non lo usano più. Lì non lo usano più, comunque è una colonna antica, sì, potrebbe rovinare, è una colonna che si appoggia al pulpito dell'Evangelo e fungeva da Ciro Pasquale, ma non lo usano più, usano quello là, sotto quest'altro pulpito, perché comunque è antica. Tortili. Esatto. Esatto, noi qua non ce l'abbiamo, però no. Sì, sì, è molto probabile che sono vecchie, che sono state prese e riadattate, quindi di recupero, riadattate per questo nuovo pulpito. Guardate in alto, c'è lo stemma dei Carafa, Carafa, c'è ancora la dinastia dei Carafa. Questo di Sciarappa, ci sono ancora i Bazzi, esatto, quindi una dinastia veramente di nobili, nobili anche di animo, di cuore. Ne abbiamo avuto uno che si chiamava Oliviero Carafa, che era poi cardinale, e andò a recuperare le ossa di San Gennaro nel complesso conventuale di Monte Vergine ad Avellino, perché erano state vendute le barbari, le ossa di San Gennaro. Barbari, e si trovava lì nel complesso di Monte Vergine. Napoli viene colpita da questa peste nel 1498 e Oliviero Carafa va a recuperare le ossa di San Gennaro.
le ossa poi vengono portate in viaggio attraverso anche i paesi della costiera amalfitana. Infatti anche a Praiano noi ricordiamo il secondo miracolo, la traslazione delle spoglie di San Gennaro. Arrivano in città e miracolosamente la peste cessò. Quindi Oliviero Calafa entra nella storia. Tanti, no? I nomi importanti di papi. Arriviamo all'altare, bellissimo. Guardate questo paliotto d'argento, tutto cesellato, realizzato con sì. 1006, fine 1006, inizio 1700. I maestri orafi, salernitani, messinesi, partenopei, hanno realizzato questo bellissimo, diciamo, palo d'altare, rivestimento, era proprio un rivestimento. Al centro c'è l'ultima cena, quindi nella parte centrale l'ultima cena. Lateralmente abbiamo Santa Maria tra gli angeli e San Matteo l'Evangelista. Pagliotto, pala d'altare, esatto. Così ho detto, o il vino mi fa dire cose strane. Che vino hai bevuto? La franghina. Andiamo all'abside. Nella zoccolatura dell'abside troviamo questa decorazione a lastre in alabastro. La capitale dell'alabastro è Volterra, si trova in Toscana. Quindi l'alabastro toscano, con in fondo il trono. E in alto sempre il mosaico, Santa Maria e gli angeli, questo fascio di luce. Ha tipo un po' una forma di mandorla. La forma della mandorla è la forma della è il simbolo della Trinità. No, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il simbolo della risurrezione. Della risurrezione. E anche il simbolo della Trinità. Dicono qua, poi non lo so. Io non so, lo dicono e io lo trasferisco. Non è vero, assolutamente no. Qual è il simbolo della Trinità? La mandorla. La mandorla. Ebbè, a forma di triangolo. È il simbolo della Trinità. Sembra una mandorla, non lo so. C'è un fascio di luce. La forma è un po' di mandorla. Non lo so. Generalmente si dice che è il simbolo della Trinità. Della divinità. Della divinità. Della mandorla, esatto, allora, della mandorla, nella profetizzatina della mandorla è sempre raffigurata la risurrezione, l'ascensione al cielo, esatto. La Pentecoste, tutti questi sì. Simboli cristologici sono raffigurati nella mandorla. Quindi abbiamo parlato lo stesso linguaggio, esatto. Allora, oltre alla Madonna con gli angeli che sorreggono la corona, troviamo dei personaggi. Quello a destra è Alfano I, questo qua, è stato il primo vescovo di Salerno, che ha una carta e il progetto della cattedrale. Lui progetta la cattedrale e poi diventa il primo vescovo. L'altro invece, alla vostra sinistra, è il Papa della prima riforma cattolica, Gregorio VII. Gregorio VII. Il papato di Gregorio VII venne disturbato dall'arrivo delle truppe di Enrico IV lo Sciagato. Siccome il Papa era, diciamo, debole in quel tempo, a quel tempo era debole perché l'esercito si impegnò in una spedizione in Oriente, le crociate, quindi dovette chiedere l'intervento dell'esercito di Roberto il Viscardo. Roberto parte, arriva a Roma, non riconoscendo le truppe di Enrico IV lo Sciagato, ammazza anche i civili. Arriva, si prende il Papa e lo porta a Salerno. Il Papa, diciamo, come se subisce un esilio, viene proprio esiliato qui a Salerno e consacra questa cattedrale. Infatti si trova seppellito là, vedete, in quella teca, quella urna illuminata. Sì, dopo ci andiamo. C'è il Papa Gregorio VII, che è stato santificato, e sotto c'è un'iscrizione in latina con le sue ultime parole famose. Muoio in esilio qui nella città di Salerno, proprio a malincuore, perché... Però avere il Papa a corte era simbolo di prestigio. Roberto il Viscardo, vi ripeto, è stato il primo e non verrà mai incoronato imperatore. Tenterà il più possibile di entrare nelle grazie del Papa. Tant'è vero che dicevo che ho trovato le reliquie di San Matteo, adesso incoronami imperatore, se non avverrà mai. Infatti lui è il prodotto più piccolo, la figura più piccola, ce ne sono due, vedete, inginocchiati. Non si potevano rapportare alle altre figure. Quindi inginocchiati abbiamo Roberto il Viscardo con la cattedrale che la sta elevando la Madonna, senza aureola, assolutamente senza aureola. E c'è l'altro personaggio da quest'altra parte, ma anche Alfano I non ha l'aureola perché non è stato santificato.
E l'altra invece donna qui ginocchiata è la seconda moglie di Roberto il Viscardo, si chiamata la principessa, sì, sì, che era di origine longobarda, quindi nobile. Lui, siccome scende al sud, qua avevamo il principato longobardo, sono stati matrimoni combinati sempre per un fatto politico, sempre una cosa territoriale, quindi sposò in seconde nozze Sigeliana, la principessa Sigeliana, che poi pure lei purtroppo fece una morte strana come la prima moglie, tutte queste mogli di Roberto e Guiscardo che morivano tragicamente.